Lettori di prima pagina, ben trovati a questo primo appuntamento della nostra nuova rubrica Misteri di Trapani, Storia e Arte, una rubrica che ci consentirà di conoscere meglio dal punto di vista artistico quelli che sono i sacri gruppi e ci siamo avvalsi della conoscenza di Lino Figuccio che è qui con noi, quindi benvenuto Lino. Siamo all'interno della chiesa del Purgatorio dove sono conservati i gruppi dei misteri. Sono 18 bare che rappresentano la passione di Cristo più l'urna e la dolorata che seguono appunto le 18 bare. Come sono realizzate? Sono delle sculture polimateriche. Siamo di solito abituati a chiamarle sculture in legno, tela e colla, ma sarebbe più giusto chiamarle come sculture polimateriche, cioè realizzate con materiali diversi. E infatti le statue sono realizzate in legno, tela e sughero. Le parti anatomiche che noi vediamo, sia la testa, le mani e i piedi, sono delle vere sculture realizzate in legno di cipresso, mentre la struttura interna, che è uno scheletro, realizzato con gli stelli di legno, è realizzato con legno di castagno. Poi questa struttura è rivestita con sughero per dare del volume e della forma anatomica, e rivestita con della tela indurita con colla animale e poi successivamente dipinta. Sono realizzate in questa maniera proprio per essere leggere, per essere portate in processione. Pensate che una statua del genere realizzata con questo materiale pesa dai 20 ai 23 kg, mentre una statua delle stesse dimensioni, il legno pesa oltre gli 80 kg. Siamo dinanzi al primo gruppo, il gruppo della separazione o licenza, ceto dell'orefice. Il gruppo originariamente era stato realizzato soltanto con solo due statue, ovvero con Maria e Gesù. Mentre quando il Ciotta ha nel 700 realizzato il gruppo, si è rifatto sicuramente al primo gruppo realizzando le due statue di Maria e Gesù e aggiunge una terza statua che è quella di San Giovanni. Guardando il gruppo, la prima cosa che noi ammiriamo in questi gruppi sono soprattutto i colori. I colori che hanno un'importanza nell'iconografia, soprattutto nell'iconografia cristiana, anche perché sono portatori di un significato universale, cioè il linguaggio del colore è un linguaggio che deve essere capito un po' da tutti, sia da piccoli e da grandi, e in qualsiasi parte del mondo. Se guardiamo queste statue, possiamo vedere per esempio che Maria ha una tunica color rossa e il pallio sarebbe questo mantello che noi chiamiamo mantello, in realtà è un telo che avvolgeva, che loro utilizzavano sopra la tunica colore azzurro. Mentre guardando il Cristo, vediamo che praticamente i colori sono inversi. Per quale motivo? Maria porta la tunica color rosso perché nell'arte cristiana il colore rosso indica la natura umana. Quindi, mentre l'azzurro, praticamente Maria che viene scelta da Dio per dare luce a vita, diciamo, a suo figlio, quindi è avvolta dalla divinità. Mentre Gesù, al contrario, Gesù è il figlio di Dio, quindi ha natura divina e viene, diciamo, a terra, quindi figlio di Dio, quindi avvolto dalla natura umana. Molto importante in questo gruppo sono l'espressione sia di Maria che di Gesù. Proprio l'artista coglie, diciamo, quest'attimo in cui Gesù si concede da Maria diciamo perché è cosciente da quello che verrà dopo. Se notiamo, Maria è un poco più alta rispetto a Gesù. Per quale motivo? Perché l'artista probabilmente ha voluto mettere in risalto la figura di Maria come consapevole appunto della passione del figlio.
Invece, un po' più distaccata, viene messa la figura di Giovanni. Adesso, guardando il gruppo al completo con le tre figure, notiamo che la figura di Gesù a questo punto è molto più bassa rispetto alle due figure, e questo è in contrasto con i caratteri canonici dell'iconografia cristiana, dove si vuole che la figura centrale sia a forma piramidale, cioè più alta rispetto alle figure laterali. Importanti sono i colori anche per quanto riguarda il riconoscimento dei personaggi, quindi delle figure che noi abbiamo nei gruppi. È vero che Giovanni, per esempio, indossa proprio i colori iconografici, che è questo verde della tunica e questo paglio color terra bruciata. Se guardiamo San Giovanni, nonostante che un po' distaccato rispetto alle due figure, vediamo che San Giovanni partecipa al dolore, diciamo, di Gesù, di questa separazione, e lui viene raffigurato proprio con le sue caratteristiche iconografiche, con questo volto molto femmineo, con baffi e capelli lunghi. Il gruppo è stato affidato fin dall'origine agli argentieri, oggi è ceto dell'orefice. Gode di un privilegio il gruppo fin dal 1600, quando gli è stato affidato agli argentieri, che comunque deve precedere tutti i gruppi, quindi nessun gruppo può mettersi dinanzi a questo gruppo.